Chiavetta, quindi io l'ho girata e poi verificate voi, perché poi abbiamo sempre i giornalisti che ci chiamano. Allora, ricordo che all'ordine del giorno abbiamo l'audizione dall'ex sindaco di Siena per Luigi Piccini. Ecco, dottor Piccini, io le dico subito che noi abbiamo un regime di sedute che è pubblico, per cui le nostre sedute, come lei ben sa, sono anche seguite attraverso la web TV, ci siamo reso conto. Però se lei avrà delle dichiarazioni da fare che ritiene di dover secretare, per i motivi che lei dovesse ritenere e giudicare opportuni, noi potremmo anche disporre la modalità segreta. Gliela chiederò sicuramente. Ecco, quindi magari in generale noi facciamo che la prima parte, che è molto seguita dai giornalisti anche, è quella pubblica. Poi l'ultima parte magari, se a lei va bene, ovviamente. Dipenderà anche dalle domande che mi faranno. Certo, però diciamo che in generale, così consentiamo anche alla stampa che ci segue sempre con grande attenzione di seguire in modo più agevole i nostri lavori. Intanto la ringrazio di aver accettato l'invito della Commissione, noi le chiediamo di svolgere intanto una sua relazione o una possibilità, io gli do magari già degli spunti. Lei è stato sindaco per 11 anni, se non sbaglio, di Siena, ha conosciuto Davide Rossi prima addirittura che entrasse in Montepaschi, quindi ne ha una conoscenza diretta. E noi le chiediamo di raccontarci il suo rapporto e quanto lei ha vissuto insieme con Davide Rossi per quanto riguarda soprattutto l'esperienza politica, l'esperienza amministrativa. Poi, se mi è consentito e se non sbaglio, lei è un testimone o comunque un soggetto della vita senese che rispetto ad altri è convinto che quello di Davide Rossi non è un suicidio. E allora vorrei magari che lei ci dicesse quali sono gli argomenti sui quali fonda questa sua convinzione, se convinzione è, ovviamente. E poi io le cedo senz'altro la parola. Bene, buonasera, grazie di avermi invitato. Iniziamo dalla mia esperienza di sindaco. Io ho fatto il sindaco dal 1990 al 2001, primi mesi del 2001, precedentemente sono stato vice sindaco e precedentemente ancora assessore alle attività economiche e poi all'urbanistica. Quindi ho iniziato 40 anni fa, nel 1983 ho iniziato il Consiglio Comunale, devo dire che ancora sono in Consiglio Comunale. Ho fatto diversi passaggi, sono stato, ecco, mi scusi, ho fatto diversi passaggi, ovviamente ho governato un pochettino come candidato del Partito Comunista, ma è durato pochissimo perché poi c'è stata la trasformazione. Abbiamo fatto la prima esperienza ulivista in Italia, ho fatto le prime primarie in Italia, sono partite proprio da Siena. E successivamente nel 2001, per una serie di questioni legate, avrei dovuto fare il presidente della fondazione, ma ci sono stati dei veti sulla mia presidenza, e se volete posso anche dire perché. Ma era molto semplice, perché lì ci fu uno scontro non tanto personale, perché molti hanno messo la questione sul fatto personale fra me e qualcun altro, di qualche dirigente del partito, ma non era così. Era una visione totalmente diversa del sviluppo della banca. Io e il mio gruppo, perché poi io avevo come consulente Goldman Sachs, lavoravamo per fare una piazza finanziaria dell'Italia centrale sostanzialmente. Toscana, Umbria e Marche come luogo diciamo di vocazione principale. Cioè, quindi lei quando era sindaco aveva Goldman Sachs? No, erano rapporti che io avevo costruito nel frattempo, perché precedentemente io ho diverse responsabilità su Monte dei Paschi, perché nel 93 entra in vigore la legge famosa Amato, non Ciampi, Amato, il governatore precedente, non mi ricordo mai il nome. Entra in funzione la legge del 93 e noi praticamente facciamo due tipi di operazione. Una è quella di mettere in piedi un gruppo di lavoro coordinato dal professor Rescigno, e questo gruppo di lavoro sosteneva che con l'uscita del tesoro dalle banche le banche tornavano ai fondatori originari.
Questa tesi non fu accolta e non fu suffragata né supportata dai rappresentanti politici dell'epoca e fu decisamente abbandonata. A quel punto noi cambiammo strategia e accettammo l'ipotesi di fare una quotazione in borsa che non è stata una privatizzazione. Bisogna stare attenti per quando si dicono queste cose. Noi portammo la banca in borsa, ma lasciammo il pacchetto azionario, il 95% del pacchetto azionario, in mano alla fondazione che nel frattempo aveva fatto e ha cambiato lo statuto. E lo statuto era di nomina, praticamente le nomine erano tutte pubbliche e erano tutte locali, fino alla Regione Toscana, ma non si andava oltre. Forse questo è stato il vero limite di questa operazione, cioè noi avremmo voluto che fosse un'operazione ad aprire, non a chiudere. La città invece si è chiusa su se stessa e ha fatto del potere derivante dalla finanza un punto di forza di governo. Non soltanto del territorio, ma anche della regione, nei rapporti anche con lo Stato e con Roma. Probabilmente lì è l'errore. Io dico soltanto questo: quando noi abbiamo smesso nel 2001, la fondazione valeva 11 miliardi di euro. Era la fondazione più importante d'Europa in termini di capitale. E il modello che noi avevamo preso è quello della Rockefeller Foundation. Tra l'altro il regolamento che avevamo preparato per l'assegnazione dei fondi non è stato mai messo in atto dalla fondazione medesima. La banca fu portata in borsa e valeva 10 volte il suo valore nominale, praticamente un tesoro immenso dato alla città, che poi, insomma, la situazione la conoscete bene, quella che non sto lì a fare. Noi siamo andati via nel 2001, nel 2004 vengo espulso dal partito per una cosa che io non avevo fatto e poi con Siena ho sempre lavorato un po' sempre con le liste civiche, prima contro il sindaco espresso dal PD, poi abbiamo avuto un periodo di non partecipazione alla vita politica, nel periodo che va dal 2011 al 2018, diciamo, sì. E riprendo nel 2018, adesso sono all'opposizione del centrodestra e abbiamo fatto l'apparentamento con il PD, voi sapete bene cos'è l'apparentamento, quindi non sto a spiegarlo, che è diverso dall'alleanza con le pacche sulle spalle, che a me non piacciono. E nulla, questa è un po' la. Con Davide noi abbiamo avuto un'esperienza, poi fatemi le domande perché io non vado a braccio, quindi non so neanche quello che a voi interessa veramente. Con Davide abbiamo avuto un'esperienza forte, molto forte, quando io sono stato sindaco e lui era praticamente il mio addetto stampa, ha lavorato per me. Avevo prima un altro addetto stampa che è Marcello Salerni, che muore nel 96, lui entra subito dopo ed è restato con me fino al 2001, fino a quando non me ne sono andato. Fra l'altro l'ipotesi era che lui mi seguisse in Francia, dove nel frattempo sono andato, perché c'era un progetto di fare una piattaforma tecnologica che e informatica e quindi della comunicazione che riguardasse tutte le filiali all'estero del Monte dei Paschi. Lui, essendo esperto della materia, avevamo trovato questo tipo di aggancio. Poi lui ha scelto di rimanere a Siena, di passare con Mussari, che è andato prima in fondazione, poi nel 2006 lo ha seguito. Quando Mussari si è autonominato in banca, lo ha seguito in banca. Questa è la storia. Noi non abbiamo avuto quasi più contatti con David da questo periodo, dal 2002 diciamo in poi, 2001-2002, tranne una volta un episodio perché francese, io chiesi una mano alla banca italiana perché il Louvre voleva fare un tipo di operazione, stava restaurando una tela di Leonardo da Vinci, una tavola di Leonardo da Vinci. E aveva scoperto dietro questa tavola un'altra pittura di Leonardo sconosciuta e il Louvre con cui noi avevamo buoni rapporti, soprattutto con la Clot,
ci aveva chiesto a noi come banca di sponsorizzare, seguire l'operazione, ma da Siena non hanno accettato l'operazione, poi è finita lì. Quando sono tornato in Italia, che nel 2013, proprio febbraio 2013, io ero sul divano quando mi ha raggiunto la notizia anzi mi telefonarono da Milano per dirmi che si era suicidato Davide Rossi buttandosi dalla finestra, perché questa è stata sempre la tesi di tutti fin dall'inizio. Anch'io nel libro che ho fatto all'inizio ho scritto che pensavo che fosse un suicidio legato a una serie di problematiche che stavano investendo la banca e lui in modo particolare. Poi questa mia idea è cambiata nel tempo, è cambiata perché prima per un articolo che ha fatto Daniele Magrini, che non ho mai visto convocato, però Daniele Magrini verrà convocato, perché Daniele Magrini fece un lavoro enorme sulle telecamere, sulla caduta e tutta una serie, e allora lì cominciò a venire il dubbio. Poi subito dopo la trasmissione di Paolo Mondani, Monte dei Fiaschi, quella del maggio 2012, è che è importantissima quella trasmissione. Quella trasmissione è importantissima e gli effetti sono ancora in corso di quella trasmissione, perché il processo Salvini, quello che è a Milano, soprattutto per quanto riguarda i crediti deteriorati, parte da quella trasmissione. E lì io iniziai del giudice Salvini, perché i processi a Milano sono tre, e a me interessava l'ultimo, francamente, quello lì sui crediti deteriorati. E comincio a pensare, poi parlando con Paolo e seguendolo un po', con Paolo Mondani, le cose, quando vedo quelle foto e quella caduta che io non avevo visto prima, però le vedo in forma, diciamo, riservata, perché me le fa vedere Paolo, io capisco che ci sono alcune cose che non tornano. E soprattutto la cosa che mi ha convinto, che è una cosa probabilmente semplice, ma poi ci torneremo sopra, penso, sono quei lividi che lui ha sulle braccia. Cioè, sono lividi che non possono essere stati fatti da se stesso, perché l'impugnatura è diversa. Cioè, se io mi prendo da solo, ho un certo tipo di impugnatura, ma se mi prende un altro, l'impugnatura è diversa. Soltanto quello dimostra che c'è qualcheduno di diverso rispetto a lui in quella situazione. E questa è una cosa semplice, se volete, anche non, però per me è stata, come dire, abbastanza chiarificatrice di una serie di questioni. Quindi Davide era una persona intelligente, molto sensibile, un carattere per alcuni versi schivo, però, come dire, aveva la consapevolezza di se stesso, del suo essere, in maniera molto, molto precisa, e anche un rapporto con la città che era di coinvolgimento, ma allo stesso tempo un coinvolgimento aristocratico, di distacco. Cioè riusciva a vedere il limite delle cose. Spesso non ci si riesce a vedere. Machiavelli dice nel Principe dell'introduzione che bisogna avere la capacità di distinguere il soggetto dall'oggetto. Beh, lui era così, cioè aveva questa capacità di vedere il limite delle cose e anche di, in qualche modo, di estraniarsi alcune volte. Amava la vita moltissimo, perché amava la musica, amava mangiare, bere. Io mi ricordo alcune cose che abbiamo fatto insieme, qualche cena ovviamente insieme. Era uno sempre molto, molto raffinato nel suo modo anche di scegliere i vini, cioè, quindi aveva una consapevolezza molto, molto alta della vita. Quando sono andato via mi ha regalato un leggio bellissimo del 700, quindi non è che sapeva anche scegliere, insomma. Io gli ho voluto bene perché mi ha insegnato molto anche della città. E quindi grazie. Ed è morto male. Il problema è che è morto male.
anche. Ho avuto rapporti con la madre, con il fratello, con Ranieri, meno con la moglie e con l'altro fratello. La madre mi ha regalato delle cose sue, mi ha regalato un quadro di una casa che lui aveva in montagna, mi ha regalato una ceramica che lui teneva sul letto del telegrafo, di un giornale, a cui lui teneva molto. E voi capite, se una madre ti regala questa roba del figlio, è un po' di emozione c'è. Vuol dire qualcosa? Ci vuol dire qualcosa di quando è stato nominato Mussari in fondazione, perché è stato nominato Mussari, quali meccanismi hanno portato a quella importante nomina? Ma la questione era, si chiamava BNL, rispondo volta a volta. L'operazione si chiama BNL. Io ero stato più volte oggetto dell'operazione BNL, direttamente e indirettamente. Direttamente ero stato coinvolto su questa operazione da D'Alema. Mi ricordo un paio di incontri che ho fatto con D'Alema, uno nel suo ufficio qui alla direzione del partito, prima dove era la direzione del partito, e poi una volta ci siamo incontrati al mare, a Orbetello, in Feniglia. E l'operazione era sempre BNL, indirettamente, perché Amato aveva parlato più volte con Giuliano Amato, aveva parlato più volte con Gronchi, e Gronchi venne da me a dirmi se io ero d'accordo su un'operazione del genere. Soltanto Gronchi che era il direttore del Monte, sì. Soltanto che la stessa, diciamo, il management interno non vedeva bene l'operazione BNL, cioè. E quindi io ho sempre ritardato, anche se si fece un atto in Consiglio Comunale di disponibilità generale, tant'è vero che poi dopo diversi anni sono stato convocato da Visco, ho fatto un incontro con Visco e con, scusatemi per i nomi, con il segretario del partito, quello del si smacchia le bambole, come si chiama? Bersani? No, perché io per i nomi vi chiedo scusa, ma sono un disastro. Che... Ma sì, vabbè, insomma, quello sì, delle bambole. E mi ricordo che ci fu una mezza specie di rimprovero nei miei confronti perché non avevo reso pubblico questa disponibilità, anche se molto generica, su BNL. E io gli dissi, ma il compito di un sindaco non è quello di dire se si fa un'operazione o no di una banca, il sindaco fa altre cose in effetti, non è che può dire si fa un'operazione sulla BNL. Però evidentemente io credo che furono date delle assicurazioni su BNL e che Mussari abbia dato queste assicurazioni, tant'è vero che inizia una trattativa con BNL, con Croff, con il presidente di allora e con il presidente del Monte dei Paschi, che era Fabrizi, e con De Bustis. Fanno una serie di incontri. La Vulgata dice che questa operazione non è andata in porto perché la fondazione doveva scendere sotto il 50%. A me risulta un'altra cosa, che l'operazione non andò in porto perché non trovarono l'accordo sugli assetti di governo. Fra chi faceva il presidente, chi faceva il direttore, dove si faceva la sede e quant'altro. Così mi hanno detto che il vero problema fu questo, non tanto la questione del 50%, come invece è stato più volte detto, la Vulgata dice. Quindi è stato scelto quel presidente che in quel momento dava garanzie sulla BNL. È stato scelto da chi? È stato nominato dal partito locale, ovviamente, che sicuramente avrà avuto rapporti con quello nazionale, evidentemente. Cioè, non è che è un mistero questo. Cioè, le nomine erano tutte in sede locale e quindi è chiaro che la gestione è avvenuta a livello locale. Insomma, poi non è che si sceglie il presidente di una banca o il direttore generale di una banca senza che gli apparati nazionali ne siano informati. Mi sembra abbastanza normale, no? Cioè, voglio dire,
quelli interni e quelli esterni. Certo, un ruolo grande, un grande ruolo l'ha svolto Bassanini in questa operazione insieme ad Amato, sicuramente. Ma cosa svolgeva prima di fare il presidente della banca Mussari? Cioè, come è stato selezionato all'interno di Chiarosa? Beh, se lei guarda il curriculum suo all'inizio non c'è niente, c'è soltanto scritto che lui era membro di una cooperativa di abitazione. Ma non me le faccio queste domande. Vabbè, ma sono le domande che dobbiamo fare. Per no, va bene, no, lui al curriculum non aveva assolutamente nulla. No, faceva parte del partito, aveva dei ruoli di partito? Faceva parte del partito, sì, aveva dei ruoli di partito, adesso non me li ricordo, sono passati tantissimi anni, sì, aveva ruoli di partito, era molto legato alla figura di Franco Ceccuzzi, sicuramente, cioè voglio dire. Ma lo scontro, vede, però la discussione non è tanto fra persone, fra me e Mussari o fra me e Ceccuzzi e quant'altro, lì era proprio un tipo di impostazione diversa. Lei calcoli che io ho sempre avuto una difficoltà e anche uno scontro con Fazio, che era il governatore della Banca d'Italia, io e pochi altri, perché in quel momento tutti erano assecondati a Fazio, ero io e pochi altri che attaccavano la scelta, le scelte fatte da Fazio. È chiaro che quando ho parlato con Fazio gli ho detto: guardi che l'operazione BNL è difficile farla perché c'è un problema di management interno che non la vuol fare, perché non è convinto. Poi dopo, vabbè, sono entrati i francesi, l'hanno messo a posto, il lavoro fatto da iniziale da Croft e quant'altro, però ci è voluto tempo, poco, ma 3-4 anni ci sono voluti per mettere BNL in condizione di poter lavorare correttamente in bonis. E lo scontro è stato qui, cioè lo scontro era proprio di impostazione, cioè la difficoltà più grossa che abbiamo trovato, ora se vuole possiamo anche entrare nel merito, ma sulla stessa strada c'era arrivato Spaventa, cioè anche Spaventa aveva l'idea, come noi ci siamo arrivati per strade diverse. Lei pensi che quando Spaventa arriva a Siena mi chiama Beriscia, mi chiamava confidenzialmente Beriscia, poi dopo piano piano frequentandoci siamo arrivati alle stesse... Sali Beriscia? Sì, lui. Siamo arrivati alle stesse conclusioni su strade diverse, cioè che il Monte dei Paschi, per le sue caratteristiche, non poteva che essere una banca che federava altre banche e che non faceva le grandi fusioni, cioè una questione di impostazione nuova rispetto all'Italia, non le fusioni classiche, ma la banca, io la chiamavo polo federativo. E Spaventa la chiamava polo federativo aggregante, ma non è che noi ci parlammo fra di noi, arrivammo alla stessa conclusione. Perché? Perché la banca Monte dei Paschi era una banca fortemente retail all'epoca, aveva un radicamento sul territorio molto alto, aveva un rapporto con l'economia diretto, con l'economia, con la piccola e media impresa, cioè aveva delle caratteristiche particolari e poteva aggregare altre banche. Io mi ricordo, non so, la banca anche la banca 121 entra dentro questo tipo di operazione, ma la banca di Novara che cercava Banca Popolare di Novara, o la banca dell'Adriatico, c'erano una serie di piccole banche che avevano bisogno di appoggiarsi su banche più grosse. Questo era quello che si pensava. Quando arriva Mussari alla fondazione, cosa fa? Elimina questa strategia del polo aggregante e va sulle grandi fusioni, che è una scelta legittima. Io non la condividevo, però è una scelta legittima. Lui va sulle grandi fusioni e mette in campo BNL. Nel 2006 lui mette in campo San Paolo Torino, che poi non farà Istituto San Paolo di Torino. Nel 2007 invece fa l'Anton Veneta, con tutto quello che ha significato. Quindi lui abbandona come fondazione questa strategia del polo aggregante e va sulle fusioni, diciamo, tradizionali, che è una scelta legittima, io non è che contesto, ma sono due strategie totalmente diverse. Poi cosa successe? Che ci fu uno scontro fra la cooperazione toscana e la cooperazione emiliana. Cioè la cooperazione toscana e la cooperazione emiliana non trovarono l'accordo sull'idea di un polo aggregante. E non lo capirono neanche a Firenze, devo dire, neanche gli industriali fiorentini, perché l'obiettivo qual era? Era di ricreare un meccanismo virtuoso fra finanza, ricerca, economia reale. Soltanto che le cooperative a quel tempo si erano tutte finanziarizzate, cioè il surplus economico delle cooperative andava in finanza.
e quindi non aveva una ricaduta diretta sull'economia. Tant'è vero che l'Unicoop Firenze, non so se è quella, ci ha rimesso un mare di soldi nell'operazione del Monte dei Paschi. Perché? Perché ha seguito la finanziarizzazione. L'obiettivo nostro, l'obiettivo del Goldman Sachs, era di ricreare, e anche di spaventa, un meccanismo virtuoso fra finanza, economia, ricerca e piccola e media impresa. Che è poi il problema ancora di oggi del Monte dei Paschi. Cioè il futuro del Monte dei Paschi è ancora legato a questo tipo di ragionamento. E non è un caso che l'Unicredit vuole entrare in Toscana. L'Unicredit vuole entrare in Toscana perché vuol farsi carico, vuol prendere quel sistema di rete, retail, insomma un po' più alto del retail che il Monte dei Paschi ha e che Unicredit non ha nell'Italia centrale. Unicredit lavora per finanziamenti di un certo livello in su, ma ha bisogno di un certo livello in giù e quello glielo può assicurare soltanto la rete commerciale del Monte dei Paschi. Siamo sempre lì negli argomenti, non è che siamo molto lontani. Questo fu, al di là dei nomi, al di là delle situazioni, lo scontro fu questo, purtroppo non fu capito, questo è il vero problema, e alcune questioni di fondo sono ancora tutte lì, ma perché? Perché nel frattempo, qui vedo che ci sono dei leghisti, a quel periodo la Lombardia stava andando su questo terreno qui, cioè la Lombardia aveva già cercato un ritorno, Lombardia e Veneto, un ritorno fra la finanza e il suo territorio, che passava attraverso i ceti medi sostanzialmente e attraverso la piccola e media impresa. Allora noi ci domandiamo come si fa a rafforzare la struttura economico, politica e sociale dell'Italia centrale se non attraverso la finanza? Questo era il problema, non fu capito e passò l'operazione, passò le grandi fusioni e passò l'idea della BNL, che poi non è andata in porto. Non so se sono stato chiaro. Un'ultima domanda, poi ci sono altri colleghi che si sono iscritti per le domande. Ci vuol dire qualcosa della famosa intervista con le Iene e del cosiddetto problematica dei Festini? Allora, io pensando che me l'aveste chiesto, vi ho portato lo scambio che c'è stato fra me e le Iene, nella persona di Marco Acquipinti, dove io loro mi dicono se volevo, ve le lascio così, mi dicono sì, ma loro mi chiedono di fare la registrazione e io gli dico sì, ma non registro nulla, perché no, non posso, sì, no, dico no, vi posso aiutare, ma non di più. Mi rispondono ok, arrivederci, e mi dicono dove ci dobbiamo vedere. Quindi io, in base a questo scambio di SMS, vado a questo incontro convinto di aver fatto tutto quello che normalmente fanno le persone pubbliche, no? Cioè quello di parlare con i giornalisti, e poi i giornalisti fanno quello che devono fare, cioè fanno le indagini, fanno gli articoli e quant'altro. Per cui io mi sono trovato in quella situazione lì, non sapendo che sarei stato registrato, perché i patti erano che io non sarei stato, cioè che loro non mi avrebbero registrato, quindi che avrei detto alcune cose sulle quali loro avrebbero fatto delle indagini, e non è andata così, perché quando poi si è alzato Antonino io ho visto il microfono e lì è successo l'ira di Dio, perché poi loro sono stati abili a tenere il registratore, perché le posso assicurare che ero molto nervoso. E poi è andata in quel modo, cioè voglio dire, quando mi hanno intervistato, quindi io ho detto come se fossi al bar, in maniera molto libera, anche forse andando oltre su alcune questioni, ma non spettava a me fare le indagini sulle cose che dicevo, cioè di solito ci pensano i giornalisti. Quando mi ha convocato Genova, che è stato mi sembra ottobre del 2017, ottobre 2017, e lì ovviamente lo scenario è cambiato, perché io avevo un altro pubblico davanti, e poi tenete conto che tutto il lavoro sia di Rete 4 che delle Iene parte tutto dopo, cioè parte successivamente a questa roba. Poi quando io vado a Genova non so nulla praticamente, e dico quello che sapevo, cioè che era una voce che girava per la città, si sentiva che
erano usciti anche degli articoli in questo senso, Fiorenzani aveva fatto un articolo in questo senso, e che però dovevano indagare loro, perché io non ho gli strumenti. Questo Fiorenzani chi è? Pierpaolo Fiorenzani è un esponente politico di Siena, che aveva fatto un'intervista dove parlava di queste cose, ma in maniera, è stato sentito anche da Genova. E quindi io questo ho riferito, poi ho riferito di un ricordo lontanissimo che era del 2002-2003, dove io ho partecipato a un pranzo, che poi ho scoperto successivamente cos'era, perché dopo tutto questo periodo, mi telefono un mio amico di Arezzo e mi fa, dice, ma lo sai che è un club privato, ci va qualche dirigente del Monte, ma non lo sapevi? Dico, no, guarda, io non lo sapevo, e mi fa anche il nome, tant'è vero, se voi andate su internet lo trovate, mi sembra si chiama Chiaro di Luna, una cosa del genere, e quindi io non lo sapevo, cioè io ho detto quello che si sentiva dire in città, e che sa, la città è piccola, no? Cioè voglio dire, non è che riesce a nascondere molto in generale, no? Questo è quello che io ho fatto, ma tutto nasce da un rapporto non chiaro che si era sviluppato fra... Ho portato le SMS perché così voi vi rendete conto che io sono andato lì, come ho fatto centinaia e centinaia di interviste, cioè questo si pubblica, questo non si pubblica, questo vi do delle indicazioni, questo andate a vedere, ma è normale, io penso che anche voi facciate così quando fate le interviste, non è che tutto quello che dite poi va direttamente sì, però credo che funzioni così anche per voi, eh. Oppure le cose no, che vi vengono accreditate anche se poi non ci sono, ma cioè, il mondo del giornalismo è questo, cioè. Poi tutto il lavoro di indagine fatto da Rete 4, fatto dalle Iene, parte tutto dopo, dopo la mia audizione di Genova, per cui io a Genova ho detto esattamente, fra l'altro io non avevo mai visto il filmato, io lo vedo a Genova per la prima volta perché me lo fanno vedere i magistrati, che io non l'avevo visto, perché quando mi telefonano per dirmi guarda stai in onda, io il sangue mi si era totalmente congelato, insomma, ecco, io non respiravo più, perché fra l'altro loro mi hanno fatto un'intervista vera, ufficiale, che andò in onda, quindi io ero tranquillo, dico è andata quella, quindi quella è quella ufficiale, insomma, ecco, è andato così. Onorevole Rizzetto. Si sente? Allora grazie a voglio dire al dottor Piccini, perché possiamo anche capire insomma in certi passaggi, giustamente pur essendo passati molti anni, anche l'emozione che prova a ricordare certi passaggi. Io Presidente avrei una domanda libera, pubblica, e poi 76. No, 76, io sono molto morigerato nelle domande, e poi, ma per preservare evidentemente non tanto colui che chiede, ma la persona, dottor Piccini, un paio di domande e due considerazioni, se possibile, con l'audizione segretata. Allora, mi pare di ricordare, e lei l'ha confermato questa sera, che lei di fatto quando va a Genova ricorda questa frase, tutti sapevano dei festini. Ora, attenzione, e lo dico chiaramente se posso anche ai colleghi, non esiste, ritengo Presidente, una città in Italia laddove qualcuno non sappia di feste, festini, riti, più o meno orgiastici o qualcosa del genere. Tra l'altro ci sono i blogger, i famosi blogger di tutte queste città che ci vanno a relazionare molto spesso rispetto a... E quindi vorrei... Beh, oddio, un po' si sente, voglio dire, dopo non lo so, io personalmente, vabbè, no, perché sento che dicono si sente. No, non è che sono un uomo di mondo, un po', voglio dire, anche per chi fa... Altri
Si sente, magari altri non hanno sentito, però mi sembra che, voglio dire. Sì, appunto, sì, basta leggere i giornali piuttosto che. No, ma dai, mi piace perché voglio dire, rispondono, quindi vuol dire che si solleva un punto. Però lei dice che nel 2013, presso un'assemblea Monte Paschi Siena, un consigliere parlò pubblicamente. Esatto, pubblicamente di queste feste. Vorrei capire, e questa è la domanda pubblica, qual è stata la reazione di coloro che ascoltavano, voglio dire, queste parole nel 2013, o secondo lei perché Fiorenzani si spinge fondamentalmente a dire pubblicamente, Fiorenzani era un consigliere mi pare a Monte Paschi Siena, o... Stato, credo, ora mi correggete, non è che so il curriculum. No, perché non lo so neanche io. Deve essere stato assessore provinciale e anche stato assessore comunale. Ok, quindi perfetto. È una persona che era inserita nei processi politici della città, sicuramente sì. Ecco, e vorrei quindi da lei capire, e questa è la prima domanda, se a questo punto Fiorenzani parla, perché parla pubblicamente, cioè in che occasione, qual è il contesto? Rispetto al fatto che lui parla pubblicamente di questi, voglio dire, di queste feste, di questi festini, e che reazioni scatena o provoca nei confronti di coloro che lo ascoltano? Questa è la prima domanda. La seconda, rapidissima, lei ha parlato ad un certo punto anche di rapporti con Massimo D'Alema, e vorrei capire se David Rossi ha mai avuto rapporti diretti con Massimo D'Alema? Se lei lo sa o perlomeno ne è venuto a conoscenza. E queste sono, Presidente, mi fermo perché sono le due. Fiorenzani perché ha tirato fuori quella questione durante un'assemblea del Monte, io, per me è molto difficile risponderle perché bisognerebbe chiederlo a lui, io non ho idea perché l'abbia tirato fuori. Come è stata accolta la città, come accoglie sempre la città questi problemi? Sa, quando lei a Siena, c'è la teoria dell'amico nemico, per cui se lei tira fuori qualcosa che può andare contro un'immagine di senesità, rischia di essere criticato perché Siena non si tocca. Beh, questo, ci sono delle forme di accettazione passiva di quello che avviene, non adopro omertose perché non è vero, non è così, però di accettazione passiva, e questo è stato un po' un problema che non riguarda soltanto i cosiddetti festini, questo è un problema più generale che riguarda il tipo di rapporto che hanno i cittadini senesi con la loro città, che è molto viscerale, molto diretto, molto carnale, per cui una cosa del genere che può creare scompiglio si cerca di nasconderla in qualche modo, di mettere la polvere sotto il tappeto, come si usa dire. Poi è chiaro che a forza di mettere la polvere sotto il tappeto succedono i guasti, cioè voglio dire, poi ci sono gli inquinamenti e quant'altro. È molto difficile, una città molto difficile, una città che nasconde, certe volte non vuol farsi sentire dire le cose come stanno, ma questo non credo che sia soltanto un problema senese, credo che sia un po' il problema delle città di una certa dimensione, no? Cioè voglio dire anche, per certi aspetti è anche bella questa questione, no? Perché c'è una difesa della propria identità, però poi quando la difesa dell'identità supera un certo limite, allora bisogna porsi alcune domande perché ciò avviene. Per Rossi no, non credo che lui abbia mai avuto rapporti diretti con D'Alema, non mi risulterebbe, quei rapporti, almeno nella fase in cui io c'ero io, poi successivamente non glielo so dire ovviamente, nella parte in cui c'ero io no, lui sapeva per esempio di questo incontro che abbiamo fatto, o altri incontri lui lo sapeva tranquillamente, però è chiaro, era il mio addetto stampa, lo sapeva anche dall'agenda. Però che lui abbia avuto rapporti diretti con D'Alema, quando io ho fatto il sindaco lui era con me, no, questa idea, no, non mi risulterebbe, ecco. Onorevole Cenni.
Sì, grazie Presidente, grazie Dottor Piccini per aver accettato di essere qui questa sera con noi. Io gli faccio un paio di domande proprio su Davide Rossi, perché vorrei sinceramente tornare proprio a questo tema. La prima è questa: Rossi, come lei ci ha ricordato anche con emozione, è stato suo portavoce per un certo numero di anni, quindi c'è stato chiaramente un rapporto molto stretto, molto forte, mi pare di stima reciproca, e quindi immagino anche di conoscenza profonda, anche caratteriale. Ora, in questi mesi in cui noi abbiamo avviato questo lavoro della Commissione, l'inchiesta ci ha rappresentato Davide Rossi in quella fase precedente alla sua morte, e ci ha raccontato di un uomo provato, impaurito, in modo particolare dopo le perquisizioni. Ce lo ha raccontato in qualche modo anche la famiglia, le relazioni amicali, ce lo hanno raccontato lo scambio di mail con l'amministratore delegato Viola, e c'era questa intenzione chiara, esplicitata e scritta in queste mail, di Davide Rossi di recarsi dai magistrati. Ecco, vista anche la sua conoscenza, io vorrei che lei ci provasse a dire la sua sensazione su cosa può aver stravolto così pesantemente quest'uomo, perché appunto è abbastanza impressionante il racconto di Davide Rossi, professionista, serio, competente, stimato, e quello che accadeva in quei giorni. Cos'è che può aver stravolto in maniera così forte questa personalità? Ci sarà fatto un'idea? E secondo lei lui voleva recarsi dai magistrati per dire cosa? Lui ha parlato ripetutamente, ce lo hanno riferito in tantissimi, di aver fatto una cazzata, di essere stato forse tradito da un amico, e quindi le chiedo quale idea lei si è fatto di questa vicenda. La seconda domanda invece è legata alle dichiarazioni, diciamo, che sono state raccolte in maniera non del tutto volontaria da parte delle Iene durante l'intervista che è stata fatta con i microfoni nascosti. Lei in quel passaggio dice: forse l'inchiesta è stata affossata per i festini, chissà, quindi con un punto interrogativo, e poi ovviamente lei è stato anche querelato dai PM senesi per questi passaggi, poi c'è stato Genova, eccetera. Ecco, io su questo punto ho un interrogativo, una domanda che vorrei girarle. Allora, supponiamo che i festini effettivamente ci siano stati, e che questi festini in qualche modo abbiano portato allo svolgimento dell'indagine in maniera non approfondita, diciamo così. Però perché? Perché Davide Rossi? Davide Rossi allora partecipava a questi festini, oppure deteneva informazioni? La paura era quella di diffondere queste informazioni? Fermo qui. E su questo poi chiedo la segretazione. Presidente, vuol dire che poi riprendiamo in aperta? Sì. Okay. Quindi facciamo, cioè, facciamo soltanto un minimo di allora fai, no, no, va bene se disponibile, no, ma che verrà di nuovo ripresa. Certo, ma non c'è dubbio su questo. Su tutte e due. Su tutte e due, su tutte e due.
quindi io... Sì, grazie. Vabbè, adesso vediamo, perché non c'erano i giornalisti che ci mandano i messaggini che vogliono seguire. Loro possono fare come gli pare, ma io già ci sono passato. Posso? Sì, sì, vai, vai. Dopo... No, la ringrazio, credo che abbia fornito, diciamo, una serie di elementi di scenario, credo, utili. Poi il presidente Zanettin è anche membro della commissione d'inchiesta sul sistema bancario, credo che una sua testimonianza in quella sede sarebbe forse ancora più utile per alcuni versi, nel senso che una serie di questioni che lei ci ha raccontato, ma di questo volevo chiedere anche per correttezza del resoconto, non abbiano, diciamo, un collegamento diretto con la vicenda, e in particolare per il verbale lei ha citato una serie di incontri. Rispondendo alla seconda domanda, mi pare di poter dire che però questa è una domanda che le faccio, se quegli incontri, quindi la vicenda BNL, quella fase, diciamo, della vita del Monte dei Paschi, in qualche modo può avere delle correlazioni con la vicenda specifica di questa commissione d'inchiesta. No. Seconda domanda. La faccio in... non in segreta, poi veda lei se vuole, se vuole rispondere in segreta, ma perché questo tema dei festini è già stato oggetto di numerose altre audizioni. C'è un passaggio che vorrei chiarire con lei, cioè i festini, lo dico io, potrebbero avere avuto un collegamento, potrebbero essere, diciamo, la punta dell'iceberg di un sistema in cui alla fine, come dire, ognuno copre le magagne dell'altro, ed è un tema. L'altro tema più diretto è se secondo lei c'è un legame tra i festini e la figura di David Rossi, cioè nel famoso computer, quelle immagini che ci sarebbero state, eccetera, eccetera, secondo lei hanno un qualche collegamento con David Rossi e la morte di David Rossi oppure no? Le rispondo in segretato. Bene. Ripetiamo dopo. Terza domanda, sempre legata a questo. Lei ha mai conosciuto Bonaccorsi? No. O altri testimoni che sono girati attorno alla vicenda dei... Io sono rimasto molto colpito dal racconto che lei ha fatto dell'intervista delle Iene. La mia domanda viene anche un po' spontanea, perché questa commissione è nata anche, diciamo, dopo, sotto impulso di diverse trasmissioni, eccetera, eccetera. Lei si è mai chiesto perché, diciamo, questa vicenda, di per sé, come dire, localmente molto importante, ovviamente David Rossi ha riempito le pagine dei giornali locali, abbia avuto un così forte interesse da parte di queste trasmissioni e in particolare delle Iene? Ma perché c'è un problema di audience, e quando si parla di questi argomenti l'audience aumenta vertiginosamente. Ma questo non soltanto nel caso specifico, no? Sì, colpisce, devo dire, leggendolo da fuori, guardandolo da fuori, il numero di trasmissioni, cioè non è un'operazione one shot. Se mettiamo insieme Quarto Grado e le Iene, abbiamo decine di trasmissioni. Lei pensa che ci sia questo soltanto... Questo a me non me lo deve chiedere, probabilmente sono anche esigenze delle trasmissioni editoriali, non lo so. Insomma, questo. Quindi non... secondo lei è legato solo a un tema di audience, non ci sono legami con Siena o in specifico o qualcosa di particolare? Ma non credo che ci siano legami con... No, faccio una domanda per chiarire. No, io non credo che ci siano legami con Siena, credo che appartenga proprio a una certa modo di approccio rispetto alle questioni quando si sollevano questioni di questo tipo. A questo punto questa seconda domanda gliela faccio in segretata perché immagino che mi risponda in segretata. Una curiosità, questa è una curiosità. Lei ha parlato di molti livelli di potere di Siena e della complessità della città, no? Sì. Aggravata dal fatto, lei ha detto giustamente, questo capita anche in altre città, ma nessuna città era seduta sulla terza banca del paese, cioè 60.000 abitanti, cioè il rapporto, diciamo... 54.000.
sono stato abbondante, ma è stato abbondante, a maggior ragione, no? Questo legame così forte. Perché ci mette tutto il contado? Sì. Ma anche un pezzo di contado. No, no, ma il contado non c'entra, Borghi. No, non c'entra, non c'entra il Borghi. Sono 54.000, ma no, no, ma c'è un motivo storico, No, no, ma... c'è un motivo storico, per questo lo dico, dato che lui è stato, mi sembra, eletto da quelle parti. No? No, non è stato eletto da quelle parti. Comunque c'è passato, perché ci ho parlato anch'io in campagna elettorale. Ha fatto delle promesse, poi ha fatto delle promesse che non ha mantenuto, però. Ma a parte questo, davvero è vero, a parte questo, perché Siena dava noia a Firenze e quindi gli tolsero tutti quei comuni con Termini in modo da diminuire la popolazione. No, la domanda era questa. Lei non ha mai citato le contrade, cioè il palio. Nella vita del Monte dei Paschi le contrade contavano o no? No, non è un problema di controllare la... No, contavano, non controllavano. No, contavano. Contavano nel termine... Come può contare una banca nei confronti di un soggetto sociale che deve vivere e deve andare avanti? Però lei deve partire da un altro presupposto, probabilmente, a fare un'analisi della struttura economico-sociale della città. Perché se non si fa questa analisi, probabilmente è difficile comprendere alcune cose. La città è terziaria, tutta terziaria, e la stragrande maggioranza non ci sono industrie, tranne una o due, ma non ci sono industrie, c'è una multinazionale e poco più. E la mentalità che si è creata in città, la mentalità della città, è una mentalità da ceto medio. Ceto medio appartenente a un terziario con tutti i vizi dei ceti medi che appartengono al terziario. Con strutture piramidali, il Monte dei Paschi ha una struttura piramidale, l'università ha una struttura piramidale che funziona anche con certi, che voi conoscete meglio di me, con certi presupposti anche di accettazione o no. E questa è la mentalità. Se lei legge, se le capita di leggere Federico Tozzi, Federico Tozzi fa un'analisi precisa della città. E che cosa dice sostanzialmente? Che la città, che parliamo di una società agricola, aveva la piccola proprietà, aveva del piccolo appezzamento agricolo, e però aveva il mezzadro. Il mezzadro non è il bracciante. Siena non ha i braccianti, ha i mezzadri. Ma se lei ha una piccola proprietà e ha i mezzadri, diventa una concorrenza fra il mezzadro e il piccolo proprietario, che a sua volta è geloso dell'altro piccolo proprietario, che a sua volta è il mezzadro. Ma Tozzi fa un'analisi correttissima di questa roba qui e spiega la mentalità, che poi è rimasta aggravata da cosa? Da una rendita parassitaria. La finanza è una rendita parassitaria che crea tutto quello che può creare. Lei non ha il sottostante lavorativo nella finanza. Ha una ricaduta sul territorio che proviene dal mondo, che viene dall'Italia, ma che proviene dall'Europa, da tutte le... e questo ingenera un certo tipo di meccanismo. Le contrade che cosa devono fare? Sono all'interno di questo processo, però che abbiano rapporti particolari con la banca? No, non mi risulterebbe. Avranno usufruito, per esempio, i costumi del Palio sono stati fatti con uno sponsor del Monte dei Paschi, quando il Monte dei Paschi se lo poteva permettere. Oggi non saprei più come organizzare la cosa. Ecco, questi sono gli interventi che ha fatto, probabilmente qualche mutuo nei confronti delle società, cose del genere, ma non penso che ci sia altro, insomma. Passiamo in segreta per le altre due domande, poi io...
Quindi io giro di nuovo la chiavetta. Siamo dalla stessa contrada. Sì, e poi specifico che non sono stato eletto con l'uninominale perché il simpatico Padoan. Ah, già, è vero. Il simpatico Padoan avete votato lui, poi. Ma chi lo sa se io l'ho votato? No, avete residenti di Siena, ecco. E poi arriva il regalino. Comunque, vabbè, adesso avete votato Letta. Arriverà il regalone. Vabbè, comunque. Vorrei inizialmente focalizzarmi su il periodo, diciamo così, di euforia del Monte Paschi che lei ha vissuto in prima persona, no? Con, vabbè, se lo ricorda, con quella creazione di valore che poi alla fine lei ha lasciato, no, al momento della quotazione in borsa e così via. Se non mi ricordo male, a seguito, diciamo, della legge Amato che istituì le fondazioni, no? Ecco, il problema che lei con i nomi io ce l'ho con le date, quindi no. Può essere che dica sciocchezze, però... Messi insieme facciamo un macello. Masso, disastro. Però diciamo che se non erro, il 95 o giù di lì ci fu la separazione 96, sì. Banca-fondazione, no? E nel 99 ci fu la quotazione in borsa, 98-99 ci fu la quotazione in borsa da parte a questo punto della fondazione che inizialmente deteneva quasi totalità delle azioni, no? Cioè, non deteneva, perché praticamente è col 2001 che entra in funzione la fondazione. Quindi, diciamo, precedentemente c'è la gestione congiunta fra fondazione e banca. E banca. Nel 2001 che entra in funzione le fondazioni c'è la separazione. Non lo so. Perché le altre lo fecero prima. Ok, vabbè, può essere. Comunque, diciamo... No, sì. sì, mi per carità, può essere. Casi risparmio lo fanno prima, quello arriva dopo. Alla fine l'assetto societario finale, se non mi ricordo male, ha un 49% o qualcosa del genere di proprietà da parte della fondazione, poi il pubblico, poi Caltagirone. Mi scusi se la correggo. Fino al 2004 la fondazione detiene la quasi totalità delle azioni. Il problema nasce nel 2004, che c'è la prima, diciamo, privatizzazione di fatto, perché inventano le azioni privilegiate. Inventano azioni privilegiate che funzionano in un certo modo nell'assemblea, cioè scattano soltanto quando ci sono... No, ma mi perdoni, però se nel 99 c'è l'OPVS, vale a dire quando viene quotato in borsa, sì, il Monte dei Paschi... Sì, ma il pacchetto azionario è in mano alla fondazione, l'80-80... E ho capito, ma viene quotato in borsa significa che, dato che c'erano 10 volte, che qualcuno le ha comprate quelle azioni lì, no? Io mi ricordo che... Sono in mano alla fondazione le azioni. Non c'è liquidità, è questo che non riescono a capire i senesi. Non c'è flottante. È una finta, cioè la grande operazione in cui io dovrei essere portato sugli scudi, ha capito, cosa che non avviene. Viene contestata, ma fino al 2004 non succede assolutamente niente. È nel 2004 che è la prima forma di privatizzazione. Perché? Allora cosa fanno? Fanno entrare dei soci privati, entra Caltagirone, entra Gnuti e non so chi altro, e portano la partecipazione della fondazione al 50+1, ma questo 50+1, anzi al 50+ qualcosa, è dovuto alle privilegiate, che scattano soltanto in caso in cui si facciano delle scelte strategiche, acquisto, fusioni, vendita. Nella gestione ordinaria la fondazione non ha la maggioranza, ma avviene nel 2004, tant'è vero che io ed altri come me, dello stesso gruppo su cui si lavora, che sono... Noi proponiamo la public company e la Lega era d'accordo sulla public company, e l'unico partito che era d'accordo sulla public company fu la Lega.
ma ci vennero addosso tutti. Perché ci vennero addosso tutti? Perché lei lo sa meglio di me che le public company rompano il meccanismo politico di controllo della banca e soprattutto del controllo sindacale sulla banca. E per questo si arrabbiarono tutti quando noi facemmo la proposta, perché arricchivamo i cittadini senesi e spezzavamo il meccanismo di controllo management politica sindacato, no, sindacato. Scusate però se vi fermo, perché poi a me sembra, è vero che ho il problema con le date, però facevo quel lavoro lì. Allora, può essere che non mi ricordo le cose, si ricorda le cose probabilmente anche male questo articolo di Repubblica che ora le leggo. E l'articolo di Repubblica è del 20 giugno 1999, sì. Quindi stiamo parlando del momento in cui secondo lei non esiste il Monte dei Paschi in borsa. No, esiste il Monte dei Paschi in borsa, è che le quote sono in mano alla fondazione. Ah, mamma mia. Allora, Monte dei Paschi, glielo leggo, è stato fissato a 3,85 euro, pare circa 7.455 lire, il prezzo delle azioni ordinarie del Monte dei Paschi per l'OPVS conclusosi venerdì, che ha visto una richiesta superiore di 10 volte rispetto all'offerta di 523.390.000 azioni. Il prezzo si colloca al massimo della forchetta. I risparmiatori che hanno aderito all'offerta, era una grande minoranza, sarà stato il 20%, l'80%. Ah, ecco che già cominciamo ad arrivare. Mi perdoni, scusi, perché però vediamo di non dire sciocchezze, perché io ripeto, non sto dicendo sciocchezze. Dicendo affatto. Evidentemente sì, perché mi sembra perché che non c'erano, non c'erano. Vado avanti a leggere. Era in mano la fondazione. Sono d'accordo, ma vado avanti a leggere, perché sennò sembra che non esisteva. Il 100% è facile. Allora, ripeto, 523.390.000 azioni, il prezzo si colloca al massimo della forchetta, i risparmiatori che hanno aderito all'offerta, che ha segnato un record per l'Italia superando quella per Telecom arrivata a solo 1,5 milioni, sono stati oltre 2.100.000. Per una richiesta complessiva di 2 miliardi e 600 milioni d'azioni, con un rapporto di 1,12. In base al prezzo d'offerta, la capitalizzazione di borsa e Montepaschi sarà pari a circa 16 mila miliardi di lire. Ok? Quindi significa, molto banalmente, che in quel momento, anche se la maggioranza ce l'aveva la fondazione, con una quantità superiore a qualsiasi altro collocazione d'azioni, in quel momento il Paschi arriva in borsa, è tutto lì. Il Paschi arriva in borsa nel 99. Ma il controllo è pubblico, perché se io ho l'80% delle azioni e le nomine sono in sede pubblica, lei mi dice il privato c'entra per altri motivi, ma non controllerà mai. Il vero problema nasce nel 2004, quando scendono sotto il 50%. Va benissimo, ok. Però io stavo semplicemente dicendo che nel 99 si quota in borsa. E nel 99 si quota in borsa, ma si quota in borsa non senza azioni, si quota in borsa con milioni di risparmiatori che hanno il Monte dei Paschi. Scusi, che fa questo mestiere, con l'80% del pacchetto azionario in mano al pubblico. Ma la maggioranza è un altro come la vuole chiamare? Ma scusi, va bene. Come la vuole chiamare? Mi perdoni. Privatizzazione? Sì. Perché è una cosa che era in mano al pubblico che finisce in parte al privato, il controllo rimane al pubblico. Nel 2004 va in mano al privato e va in mano a Newton. Va bene, va bene, ok, scusi, lasciamo perdere, non è quello, va bene. È quello che ho detto prima quando ho risposto a lui. Vabbè, poi si risentirà. Comunque, dicevamo che nel 99 arriva la quotazione del Monte dei Paschi e quindi in borsa per una parte minoritaria. No, fortemente minoritaria. Fortemente minoritaria, va benissimo. Allora, la fondazione, che quindi detiene la maggioranza della banca e quindi la controlla e la indirizza, no, in quel momento, se non mi ricordo male, viene nominata per metà, quantomeno, i membri del controllo dal comune. Metà meno uno, ok. Uno doveva essere concordato. Cioè, scusi, quanti erano i membri di controllo della fondazione? 12, se non mi ricordo male. Onestamente non me lo ricordo. Vabbè, comunque, secondo me erano 12. Quello che faceva la differenza, come se fosse la gold share, doveva essere concordato con la provincia.
concordato con la provincia, d'accordo. Comunque mi pareva che fossero sei del comune, di cui lei mi dice uno concordato con la provincia, poi ce n'era... Per non avere la maggioranza sola. Va bene, poi uno della regione, uno dal... C'era l'università, la curia... L'università, la curia e così via, no? Però diciamo che, insomma... Tenuto presente poi che la regione tendenzialmente era più o meno dello stesso colore del comune, no? Diciamo che la Golden Share era... Lei la storia non la sa tutta. Era facile avere. Lei deve sapere che questo meccanismo che è venuto in fondo è perché è intervenuto direttamente Dini. Perché una parte... Sì, del... però io inviterei un po' a tornare un po' sul caso. Però... d'accordo, però... Lei deve sapere che una parte del partito voleva togliere le nomine al comune e darle direttamente alla regione. Ci fu uno scontro violentissimo in commissione, io abbandonai il tavolo e intervenne Dini, che era ministro, era presidente del consiglio all'epoca, e rimise le cose in fila. Perché una parte del partito a Roma, che aveva concordato con la facente funzione del ministero, voleva togliere la potestà di nomina al comune di Siena. Ok, questo è interessante. Comunque... Dini direttamente. Ok, quindi... però diciamo che in ogni caso la struttura era quella. All'epoca dalle intercettazioni e da tutto emerge questo forte, all'epoca anche in seguito, emerge questo forte contatto fra Cecuzzi e Mussari. Il Mussari, abbiamo detto, secondo lei arriva, si autonomina, utilizzato, no? Come si autonomina in banca. Si autonomina in banca, ok. È diverso. Nel 2006. È possibile per bene, lei si ricorda... Perché si propone. Sì, sì, no, ma si ricorda la prima volta che appare questo Mussari, lei quando lo incontra, perché... Ecco, io così. Quando incontro Mussari? Sì, cioè a un certo punto nel mondo senese lei incontra Mussari per la prima volta, si ricorda quando è successo, Mussari io l'ho chi glielo portava, chi si è incontrato? C'era un gruppo di giovani ragazzi che la federazione, sulla quale la federazione puntava, non era solo lui, erano anche altri che mi affiancano quando io faccio il sindaco. Ma mi affancano nel senso che facciamo anche parte degli stessi organismi, ovviamente, il partito cittadino, sì sì. Ok, quindi Mussari, diciamo, viene dalle fila del partito, del partito cittadino, e lo incontra uno come tanti, glielo presenta... No, uno come tanti no, faceva parte di una serie di giovani che poi dopo hanno continuato la loro esperienza, io poi sono andato via, hanno continuato la loro esperienza, ma il legame forte di Mussari è con Cecuzzi. Ok, infatti da lì c'è stata la famosa caso dei verbali e così via, no? Comunque vabbè, ma diciamo Mussari gli viene presentato, diciamo, o quantomeno lo incontra non come persona specifica, lo incontra insieme ad altre persone che sono appunto questi giovani, no? della federazione del sì, partito. Alcuni poi sono entrati in CNA, altri hanno fatto altre carriere. Ok, in quel periodo... Io me ne sono andato nel 2001, quindi. Sì, 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 assolutamente. In quel periodo lei lavorava con David Rossi, no? Dal 96 al 2001 io lavoro con David Rossi. Con David Rossi, perfetto. Quindi diciamo che... Mussari e altri, la conoscenza viene parallela, cioè nel senso, nel mentre che lei lavora con David Rossi, David Rossi conosce Mussari. Sì, ma non c'erano grandi rapporti fra David Rossi e Mussari in quel periodo. Ho capito, ma in che momento secondo lei a un certo punto arriva la fascinazione di David Rossi da parte di Mussari tale da andiamo no, a lavorare con lui? La fascinazione è che io l'ho detto prima, forse lei non ha... No, sì, sentivo, ma volevo riepilogare. Io vado via nel 2001, David Rossi doveva venire con me in Francia per fare quel lavoro sulle agenzie del Monte all'estero, su indicazione del direttore generale del Monte, e lui però a quel punto viene preso da Mussari, perché aveva fatto l'addetto stampa con me, e viene portato a fare l'addetto stampa in fondazione. Ovviamente David Rossi accetta perché rimane a Siena, entra in un posto, diciamo, dove c'era parecchia roba da gestire e quant'altro, e rimane a Siena. Io faccio l'ultima telefonata al presidente Mussari per sapere cosa fa David
La faccio, mi sembra, era alla fine del 2001, fine del 2001, inizio del 2002, dove Bussari mi dice no, Davide rimane qui a fare l'addetto stampa. Io da allora ho chiuso i rapporti, non ho più avuto rapporti con Davide Rossi. L'ho avuti soltanto per lavoro, per quella unica cosa che ho detto prima, che era un'operazione sul Louvre e basta. Dopodiché David fa il suo percorso con Mussari, lo segue in banca e gestisca le cose. Insomma. Ok. Le cose avvengono in modo amichevole oppure lei era contrariato? Amichevole, perché cosa potevo fare? Se uno decide di rimanere a Siena perché vuole andare in fondazione, che faccio? Prendo atto. Se fosse venuto... No, sa che tante volte fra collaboratori... No, per carità, no, assolutamente no, no. È chiaro che Davide Rossi portava con sé un'esperienza di governo cittadino che era durata 4-5 anni, quindi, ma anche di conoscenza della città, perché guardi, Davide Rossi era una persona che aveva una conoscenza approfondita della storia della città, quindi per una fondazione avere un addetto stampa di quella natura che si era formato al comune, che aveva conoscenza della città, probabilmente per Mussari era una pedina vincente, e io credo sia stato tale, cioè, voglio dire, tecnicamente era molto bravo David, cioè molto bravo e anche anticipatore di molte cose. Lui aveva visto già alcune cose, alcune trasformazioni del sistema della comunicazione che poi si verificheranno dopo anni. Okay. Era un personaggio interessante. Allora, l'impressione, ovviamente lei ormai è, diciamo, a questo punto della storia è fuori quadro, no? E quindi fuori. No, dico no, da adesso in poi lei va in Francia e quindi dopo il 2001 diventa... No, perché io dal 2006 al 2011 sono consigliere comunale di opposizione. Ok. Poi faccio un periodo di sabbatico e rientro nel 2018, quindi io il legame con la città di fatto non l'ho mai abbandonato. Sì, 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 no, critico profondamente la scelta di Gnuti e di Caltagirone, faccio una proposta alternativa. Nel 2007 io esco in maniera molto determinata nella scelta di Anton Beta, sono in consiglio comunale. Faccio parte delle liste civiche, siamo gli unici a votare contro l'operazione Anton Veneto. Assolutamente. Infatti, cosa che non farà nessun partito, né di maggioranza né di opposizione. Quelli che c'erano. Né di maggioranza né di opposizione. Sì, sì, sì. No, no, perché adesso si fanno belli, invece si dimenticano che poi votarono quel documento insieme al AIDS. Boh, insomma, quelli lì che erano per periodo. Specifico quelli che c'erano, perché c'erano anche partiti che non c'erano, con l'opposizione. Quelli che non c'erano magari andavano in procura a portare la lettera. Anzi, meglio, le etichette di quelli che c'erano oggi stanno insieme a chi governa questa città e critica l'operazione passata. E a me queste cose non mi piacciono. Immagino. Va bene. Comunque, arriviamo alle acquisizioni del Montepaschi, no? Anton Veneta. È quella, diciamo, mortale, mi verrebbe da dire. Ma c'erano state due precedenti, no? Che erano state Agricola Mantovana e Banca 121, no? Cioè Banca, sì. Banca del Salento. Quelle acquisizioni, se le ricorda, cioè più o meno da chi arrivavano quegli input per allora, dire... Allora, il primo input su 121 viene da Nesi. Nesi, che era presidente della commissione bilancio di Rifondazione Comunista, è lui che fa la proposta della Banca 121. Nerio Nesi, ex ministro, la fa a me in un convegno che era al Santa Maria della Scala, mi sembra, sulle banche, mi fa questa proposta. E so che aveva parlato anche con chi? Boh, con qualcuno della banca. Io prendo atto di questa cosa, parlo con Gronchi e Gronchi mi dice che sì, era una cosa che loro stavano valutando come banca per diversi motivi. Una era quella, siamo dentro la bolla speculativa della fine del 98-99, che lei conosce bene. Mi dice che erano un po' obbligati a fare quell'operazione perché avevano bisogno di promotori finanziari. All'epoca non potevi assumere promotori finanziari se non ce l'avevi già dentro. Quell'operazione avrebbe portato dentro i promotori finanziari. Ma è un'operazione che fa la banca, non fa la fondazione, e la fa carta contro certo. Carta. La fa in buona parte carta contro carta al 70%, infatti adesso mi sa che quegli azionisti dell'epoca saranno molto preoccupati.
però viene gestita direttamente da Fabrizi, come lui ha detto ultimamente. Fabrizi ha detto che quell'operazione l'ha gestita lui direttamente, l'ha rivendicata e ha detto che era un progetto industriale, in effetti era un progetto industriale. E poi, Agricola però, Mantovana? Agricola Mantovana, io ho avuto... Io direi che la Mantovana è stata un'operazione positiva, poi non lo so quello che... No, sì, ma non sto mica dicendo... Io ho avuto dei contatti di natura politica, sì, con all'epoca, ma fu gestita direttamente dalla banca quell'operazione lì. Adesso non mi ricordo il nome del funzionario che fu dislocato a Mantova praticamente per fare l'operazione, non mi ricordo il nome, Cariello? Forse Cariello, fu dislocato, ma vado a memoria, quindi posso sbagliare i nomi, come ho detto prima. E fu gestita direttamente da loro, però voglio dire, politicamente, perché c'era il discorso, rimase una parte della fondazione lì a Mantova, ma per il resto l'operazione è andata bene. Cioè, voglio dire, l'operazione... Sì, sì, no, ma non sto mica giudicando sugli esiti delle... Il problema è che poi l'ha detto soltanto... Mi interessa, glielo dico proprio in modo chiaro, cioè mi interessava per capire da chi arrivavano gli input su queste fusioni, ecco, non ma sull'esito Nesi del... Nesi lavorava, guardi... Perché poi mi interessa sapere chi arrivava l'input su Anton Veneta. Allora, guardi, Nesi lavorava sia su questa questione col Montepaschi che come lavorava a Torino, Nesi. Perché all'epoca c'era anche la vendita alla Banca Europea, una cosa del genere. Tant'è vero che il Montepaschi entra in concorrenza con la Banca Europea e alza il prezzo complessivo dell'operazione. Lì probabilmente andava gestito in maniera diversa. Comunque fu gestito in un certo modo. Per fortuna dopo 20 anni Fabrizi in 2 interviste ha detto come stanno le cose, ha detto l'operazione l'ha fatta lui, l'ha voluta lui, in accordo col Consiglio di Amministrazione, l'ha gestita la banca e non la fondazione, c'è stata una parte notevole di carta contro carta e che apparteneva a un progetto industriale. Va bene. Allora, arriviamo invece a Anton Veneta, no? che è l'ultima questione. Glielo chiedo perché l'impressione che io che traggo dopo aver sentito anche Mingrone, così questo tipo, è che ci fosse all'epoca un periodo di forte stress, no? Che abbiamo individuato per David Rossi, legato a la possibile scoperta, insomma, era sotto indagine per i derivati, no? Alexandria e così via. Ma per carità, adesso io poi non ci credo. Beh, adesso poi ci dice perché non ci crede, che mi interessa. Ma perché non aveva idea, non partecipava Davide Rossi a questi livelli? No, comunque diciamo che era un periodo teso per la banca, perché in una maniera o nell'altra era successo il fattaccio, si stava cercando di... Scusi Presidente, solo per... Non risultava mai sotto. No, ma lo so perfettamente. Ma infatti, non credo che lui. No, lo so perfettamente. Io sto dicendo però che erano i giorni in cui per la banca si stava parlando di quello, ecco, cioè molto banalmente, no? Poi che lui c'entrasse o no, è ovvio che non c'entrava. Comunque si stava parlando Onorevole, di quello. Vanno tutti sotto stress dopo la trasmissione Monte dei Fiaschi. Prima della trasmissione Monte dei Fiaschi, nessuno va sotto stress. Ok, quindi diciamo che allora è proprio secondo lei parte da quello, va bene. Però diciamo che il punto scatenante anche per perché avevano le coperture, se lei si ricorda l'operazione finanza fatta da Tremonti per salvare il Monte dei Paschi e l'utile del Monte dei Paschi, cioè voglio dire, le coperture ce l'avevano dappertutto. Sì, aveva voglia. Comunque, arriviamo ad Anton Veneta, no? Nel periodo Anton Veneta, lei che meritoriamente si oppose, no? All'epoca, si ricorda da dove arrivavano gli input, perché chi chiamò... Deve seguire IMI San Paolo, mi stupisce. No, ma io anche saperle le cose, se faccio delle domande, ma perché... IMI San Paolo, lei IMI San Paolo, chi è che ne esce con le ossa rotte da quell'operazione? Botin, che perde 9 miliardi di euro in quell'operazione. E guarda caso, la valutazione di Santander è 9 miliardi, che poi arriva a 17 miliardi e rotti perché non avevano visto alcune forme di indebitamento e altro, ma l'operazione stimata era 9 miliardi e rotti, quando precedentemente la banca francese l'aveva valutata 3 miliardi e mezzo.
Se lei prende la relazione che hanno fatto i dirigenti alla Consob del maggio 2008, c'è scritto tutto. C'è scritto tutto. Riepilogo, quindi scusi essere qualcuno, io suppongo che tutti lo sappiate, ma quello che lui, diciamo, che il dottor Piccini sta ricordando, è che secondo lui le motivazioni dell'acquisto Anton Veneta furono che il Santander aveva ottenuto una forte minusvalenza relativamente alla mancata, al mancato affare San Paolo. Questa minusvalenza veniva direttamente compensata potenzialmente dall'acquisto Anton Veneta da parte del Montepaschi, che quindi viene congegnato come risarcimento, no? Rispetto... Grosso modo sì, ma c'è anche un altro motivo, perché lei sa perfettamente che fra il 2007 e il 2008 c'è la ristrutturazione della finanza italiana. L'unica banca che era rimasta fuori da questa grande ristrutturazione era il Monte dei Paschi, e c'è uno scontro fortissimo fra la finanza cattolica e la finanza laica, tant'è vero che vince la finanza cattolica con Guzzetti e l'altro, come si chiama, insomma ci siamo capiti, e ne esce con le ossa rotte tutti quelli che erano stati, diciamo, dei banchieri laici come Profumo e come Passera, ne escono con le ossa rotte. Profumo ritorna in bazzica, ritorna in gioco col Monte dei Paschi quando viene chiamato Monte dei Paschi. Passera sì, all'epoca. Anche questo però va analizzato, perché qui ci sono una serie di questioni interessanti. E Passera poi farà un altro tipo di percorso, che è quello politico, poi adesso ha fatto un altro tipo di percorso ancora. Però voglio dire, lì in quel momento lì, 2007-2008, noi assistiamo a un processo di ristrutturazione della finanza italiana, gestito da, sostanzialmente dalla finanza cattolica. Questa è l'ultima operazione, poi decade Prodi e arriva Berlusconi, subito dopo arriva Berlusconi. Perché se non si colloca in questo processo non si capisce che tipo di operazione è. No, correttissimo. Però mi scusi, a questo punto la domanda sorge spontanea. Noi abbiamo una banca che viene utilizzata come borsellino per risarcire un istituto di credito straniero, che è Santander, da un'operazione non andata bene, e l'esecutore di questo prelevamento dal borsellino, non piccolo, perché stiamo parlando appunto di 9 più... Ah sì, arriva intorno ai 20 miliardi. Sì, di una ventina di miliardini, no? Quindi giusto per capire di che diamine stiamo parlando, è Mussari, no? Perché in quel momento è lì, ma Mussari non ha personalmente la possibilità o la statura per organizzare una cosa del genere. Cioè, è vero che si autonomina in banca, ma non l'auto uccide la banca, no? per andare a prelevare del borsellino. Quindi noi abbiamo un'operazione priva di particolare raziocinio finanziario, no? E questo però a me sembra un disco di cui ovviamente David Rossi, che in quel momento è diciamo stretto collaboratore di Mussari, è molto probabile che conosca chi ha imbeccato Mussari o chi ha pensato di fare questa cosa, e anche come si è svolta poi la faccenda, perché poi doveva comunicarla, sa, all'epoca appunto io lavoravo in borsa e questa argomentazione c'erano tutti gli analisti che andavano lì a domandare, no, che diamine stavano facendo, e chi chiamavano Rossi, no, perché ovviamente in quanto ha detto stampa, ha detto comunicazione, così di questo tipo, era quello che doveva rispondere. Quindi questo probabilmente suppone che, come normalmente succede ad alto livello su queste cose, dovrà essere minimamente informato su quello che si faceva, come, perché poi sarà così uno stretto collaboratore. No, scusi, ma non sono d'accordo su questo, perché non entrava nelle situazioni di dettaglio. Lui doveva fare, forse questa è una delle tensioni, ma facilmente risolvibile per uno che fa la comunicazione, che prima ha dovuto difendere pubblicamente un'operazione come Anton Veneta, successivamente si è trovato
con persone che la criticavano e che dovevano comunicare. Ma lui ha sempre fatto comunicati su quello che gli passavano gli uffici tecnici, a partire da Mingrone. Lui non è mai entrato nelle questioni tecniche specifiche. Non è così. Lui ha fatto il lavoro che fa un comunicatore. Cioè, è chiaro che se tutto il mondo, perché tutto il mondo diceva che l'operazione Anton Bennett andava bene, è chiaro che lui faceva quel tipo di lavoro di consenso politico-finanziario, ma non entrava nel dettaglio. Lui si trova in disagio quando poi, dopo il 2012, scoppia il problema e si capisce, e che è costretto a tener conto di quello che aveva detto precedentemente sull'operazione buona. Quindi c'è questa contraddizione in lui, è vero, l'aveva patita, ma tale da portarla al suicidio, mi scusi. No, ma questo, cioè, per carità, io invece non sto portando del suicidio, io invece sto parlando del possibile portare all'omicidio nel momento stesso in cui qualcuno anche solo avesse il sospetto che di questa operazione di 20 miliardi, perché stiamo parlando di 20 miliardi, di questa operazione di 20 miliardi, che evidentemente, da quello anche che lei mi dice, aveva un carattere risarcitorio e quindi un livello così alto, così enormemente alto, mi verrebbe da dire, no? Per poter decidere che cosa girava fra le banche europee, no? In modo tale da poter avere il potere di prendere una banca italiana e fargli una spesa di 7 miliardi e così via. Non deve farla a me questa domanda. Ma lo so che non deve fare. Io la faccio a lei, perché da acuto osservatore all'epoca. Lei non si ricorda che fra i possibili successori di Goti Redeschi c'era anche Giuseppe Mussari, quindi, quando era presidente dello IOR. Questo è stato pubblicato dal Corriere della Sera, non da me. E quindi perché Bottillo e Bianchi l'hanno fermato o si sono fermati? Io non lo so, bisognerebbe chiedere a Bottillo e a Bianchi, non a me. Una domanda, ma Mussari faceva parte della finanza bianca o della finanza laica? Mussari ha giocato una partita molto più grossa della sua, perché la finanza cattolica ci ha sempre giocato, la finanza laica non l'ha mai considerata. Per cui la città e la banca si è trovata in mezzo a questa partita e non sapendo da che parte poi giocarla fino in fondo. C'è un libro bello, mi chiama, a questo proposito si chiama Galleggiano le papere, una cosa del genere, che è uscito diversi anni fa, dove analizza proprio questo passaggio qui. Ora l'ho letto tanto tempo fa, affronta proprio questo rapporto fra finanza laica e finanza cattolica in questo periodo, perché se non si colloca anche il passaggio del 2007-2008 all'interno di queste cose, è difficile poi capirne le dinamiche fino in fondo. Vabbè, io poi più o meno ho finito. Cioè, quindi secondo lei David Rossi non era così addentro nelle questioni neanche suppostamente, cioè che uno dall'esterno potesse immaginare che sapesse tante cose dell'affare Anton Veneta, tale da renderlo uno potenzialmente depositario di segreti che non dovevano essere rivelati. Lui faceva il suo mestiere, che ha sempre fatto, di addetto stampa. Quindi è chiaro che in un certo periodo ha dovuto difendere l'operazione, in un altro periodo si è trovato con persone che la criticavano e che si è trovato in un'altra stagione. Questo crea delle difficoltà, però lui poi è quello che fa, come dire, comunica all'esterno quello che c'è all'interno, ma non è che entrasse. Guardi che tecnicamente, gli articoli tecnicamente, da quello che mi risulta, può darsi anche che mi sbaglio, ma lui aveva il supporto degli uffici, era inevitabile, lui faceva i comunicati sul supporto degli uffici, non poteva fare diversamente. No, mi perdoni, però io volevo arrivare a questo punto, lei adesso mi ha detto cosa ne pensa, perché personalmente mi sembra un po' strano che però, per carità, magari che si arrivi all'omicidio per questioni di oggettivamente non enorme entità, come poteva essere la questione Millevini o così di questo tipo, cioè nel senso piccolo malaffare di prestiti, questo lo dice lei, io non lo so.
No, ok, ho capito, no, però cioè, nel senso, se noi supponiamo che invece l'Anton Veneta non c'entra, poi so, cioè, ma secondo lei la partita di una partita come quella dell'Anton Veneta si gioca dove? Mi scusi, voglio dire. No, per me si gioca fra persone che sanno tranquillamente tenere i segreti, però magari può essere che inavvertitamente qualcuno, qualcosa di questi segreti o qualcuno che magari volesse parlare o dire. Posso chiedere? Segretaria, per favore. Ma Migliolino sa tutto, vorrei dire. Ditemi quando ci pubblico sarà. Pubblico, io ho girato. Buonasera, grazie Presidente, buonasera Dottor Piccini. Io forse vorrei ritornare un attimino più a quell'idea, diciamo, un po' da vero senese che può, anche se magari viene da Roma, però da, voglio dire, da rappresentante anche delle istituzioni in un certo periodo di quella splendida città, però facendole delle domande che vanno un po' più sullo specifico della morte di Davide Rossi, secondo il mio punto di vista. E se sono all'altezza di rispondere? Lei aveva Davide Rossi come collaboratore, come capo comunicazione durante la sua candidatura a sindaco. Che ruolo aveva Davide Rossi? Candidatura a sindaco. Quando lei si è candidato a sindaco, Davide Rossi collaborava con lei? No, Davide Rossi io lo prendo nel 96, ero già stato nominato sindaco, non campagna elettorale. Lui viene come ha detto stampa e il suo nome me lo fa Fini. Ok, quindi lei l'ha conosciuto dopo, questo quale elezione però, la prima oppure la seconda? No, io lo conosco perché il mio addetto stampa, che era Salerni, Marcello Salerni, muore il 17 ottobre del 1996 e dopo la morte io ho bisogno di un addetto stampa e Fini, che è un mio conoscente, un intellettuale senese, e lo chiamo e mi fa vicino. Forse c'è il microfono, sì, grazie. Sì, mi fa il suo nome e io lo prendo, ecco, ma non c'è nessuna campagna elettorale di mezzo, c'è questa rottura che avviene purtroppo per la morte di Salerni. Ok, fino a che diciamo anno lei ha collaborato col dottor Rossi? Fino al 2001. E quando lei collaborava col 2001 col dottor Rossi, il metodo di comunicazione che avevate voi due, era prettamente via tipo SMS, chiamate, utilizzavate anche email? SMS, no. Gli SMS ho detto? No, noi facevamo, io rifacevo gli appunti, cioè adopravo un sistema, facevo le scalette sostanzialmente. E lui faceva gli articoli. Poi me li faceva. No, dicevo proprio come comunicazione quando avviene tra due che si conoscono. Non vi siete mai mandate delle noi mail? Noi ci sentivamo durante il periodo lavorativo, che però era giornata intera, perché io entravo alle 7 e uscivo alle 9:30 di sera. Lei non ha mai comunicato via email tipo con... Ma che io mi ricordi, guardi, no, perché avevamo una presenza costante in ufficio, ha capito? E lei ha avuto mai tipo una pagina Facebook, cose così, qualche social network? No, io ho aperto il mio blog nel 2017. Ok, ma lei ha mai comunicato poi con Davide Rossi, magari agli amici su questi social network? No. Perché, guardi, le indagini che sono state fatte su Davide Rossi si riferiscono sempre solo ad un'email che è quella del lavoro. Invece a noi risulta che Davide Rossi avesse un profilo LinkedIn, che c'è ancora, avesse un profilo Facebook e poi è stato chiuso il fratello. Sì, ma noi non si comunicava, ecco, perché dopo, diciamo,
la differenza, la rottura che c'è stata, che non era una rottura perché è stata consensuale ovviamente, noi non abbiamo più avuto possibilità di dialogare. No, lo chiedevo perché sarebbe stato interessante magari portare delle indagini anche su altre mail che magari non sono mai state controllate. No, perché qua l'unica che ho avuto con lui è venuta per lettera, quindi io poi successivamente no. Ok. Lei ha detto che quella sera del 6 marzo fu avvertito della morte di Davide Rossi. Sì, ero sul divano, dormivo. Si ricorda più o meno che ore fossero quando è stato avvertito? Poco dopo. Poco dopo. Sarà stato lui, ora qui c'era 21:43, insomma non si riesce bene a capire l'ora, credo sia 21:43 da quello che ho letto. Che cosa sono le 21:43, mi perdoni? Quando lui muore, non è 21. 19:43. Sì, sì. Sarà stato avvisato verso le 21. Lei è stato avvisato verso le 21? Sì. Le posso chiedere... 21, diciamo... 21... Ora io... Cioè, mi ricordo che mi telefonò un giornalista da Milano mi disse, non mi ricordo chi era, mi disse, ma è vero che si è suicidato Davide Rossi? Da Milano sarebbe la città, non da Milano il cognome, no? Un giornalista da Milano, ok, sì. Okay. Mi disse, ma è vero che si è suicidato? E io dissi, guarda, non lo so, mi informo. E se può fare un piccolo sforzo di memoria, per me, diciamo che ho letto, riletto tantissime volte questi atti, potrebbe essere importante. Le disse che si era suicidato, magari chiedendole anche... Si è buttato dalla finestra, anzi, che ha detto. Ci fu qualche altro particolare che le disse, che lei si ricorda in quella chiamata? No, perché io veramente questa notizia mi dette un'angoscia incredibile. Perché le disse che si era suicidato? Ci fu un motivo? Si è buttato dalla finestra. Si è buttato dalla finestra. Però vabbè, si è buttato dalla finestra, non l'hanno buttato, diciamo, si è buttato dalla finestra. Le dissero qualcun altro particolare, lei accese la TV quella sera, come si comportò appena seppe questa notizia? Onorevole, chi se lo chiede? Credi, è fondamentale quello che lo so dire. È fondamentale rispetto a che cosa? Io non me lo ricordo, penso che mai Canale 3, non lo so, accesi Canale 3, non lo so, cose del genere. Stava a Siena quella sera? Sì, ero appena tornato dalla Francia, sì. Non andò però, diciamo... No, assolutamente, no. Non aveva, diciamo, questa intenzione, giustamente, di vedere... No, anche perché dove andavi? A intralciare le indagini, a fare che? Cioè, io queste cose, che facevo? Andavo lì a far che? C'è qualcuno che le ha detto, invece, visto che comunque lei è una persona molto conosciuta, ecco, a Siena, che invece quella sera c'era, magari davanti a quel vicolo di Montepio? Guardi, io l'ho detto prima, all'inizio, io ero convinto, fino a un certo periodo, della mia, se legge il mio libro, io sostengo la tesi del suicidio. Io sostengo nel libro che lui si è suicidato, dico che faccio una serie di riflessioni di carattere esistenziale nel mio libro, ora non me lo ricordo il passaggio. Inizio a cambiare idea quando leggo gli articoli e vedo le foto, perché io finché non ho visto le foto, i filmati, io ero convinto che ci fosse una questione sua personale. No, però dicevo, lei non sa nessuno che magari da quello di cui ho parlato ha detto io poi quella sera davanti al vicolo ci sono stato, ecco, quando c'era ancora purtroppo il corpo del povero Davide Rossi. No, assolutamente. Non sa se qualcuno c'era, diciamo, dopo, quando sono arrivati i soccorsi. Nessuno mi ha mai detto nulla. La ricostruzione avviene attraverso i filmati successivi, attraverso le letture successive, sì. Ecco, no, perché magari, sa, conoscendo magari la persona, qualcuno ha detto, sa, io sono andato, ho fatto pure due riprese, una foto magari. Eh no, se l'avessi saputo ecco, era magari, molto utile, certo, magari poteva essere se qualcuno me l'avesse detto, per carità. Quando lei ha mai saputo del dottor Davide Rossi se lui avesse un ufficio che non fosse a Siena, tipo a Milano? Sapeva dell'esistenza di un ufficio? Ripeto, io dal 2001 al 2013... No, anche se non ha avuto, diciamo, più rapporti, diciamo, di amicizia, eccetera, non ha mai saputo, diciamo, se Davide Rossi... No, io ho saputo che lui aveva... faceva il suo mestiere di comunicatore, aveva rapporti con tutti... No, con lei comunque ha lavorato per MMPS dopo, no? A Parigi, giusto? Sì, sì, ma i rapporti non c'erano. Okay. I rapporti non c'erano perché noi avevamo la banca francese ha una sua autonomia, cioè non è una filiale, è di diritto francese. Ok. E ha una sua autonomia gestionale. Visto che ultimamente sono uscite, io sto sempre un attimino ovviamente nella parte più, diciamo, più libera, ecco, da questo punto di vista. Per carità. Lei comunque, diciamo, stava nel Monte dei Paschi di Siena.
Diciamo che diciamo un po' nelle tante opinioni, diciamo anche un po' giornalistiche, si era parlato anche, diciamo, di un quarto piano, anche perché poi il colonnello Zavattaro, diciamo, aveva scoperto delle tracce. Lei sapeva se, diciamo, in quel periodo al quarto piano c'erano dei lavori in MPS? L'hanno scritto. Noi in verità abbiamo chiesto comunque a MPS una perizia in diversi, però può darsi in verità forse quei lavori non c'erano, ecco, quindi lei perché l'ha letto questo? Perché diciamo. L'ho letto, sì. Ok, quindi non era a conoscenza diretta, diciamo. No, l'ho letto e molti parlano di questi lavori al quarto piano, sì. Ok. In diversi, molti, in diversi. Ma la stanza del quarto piano sopra, lei sa più o meno chi ci poteva essere? No, assolutamente no. Non sa se la stanza dove in quella cassaforte fu scoperto, diciamo, quel documento? No, assolutamente no. Guardi, io sono entrato al Monte dei Paschi, diciamo, in direzione generale, quando ero sindaco, per la presentazione dei bilanci e quant'altro, ma non ho mai avuto rapporti di natura operativa con qualcuno, mai, quindi non lo so. Poi anche le trasformazioni che ci sono state, io questo non lo so. Ma lei che era sindacalista del settore bancario, perché banca allora? No, io inizio come sindacato del Monte. Del Monte, sì, quindi. Del Monte. Ma come filiale. Del Monte, sì, sì. No, sono stato anche in direzione generale, ma per un breve periodo al credito agricolo, agrario. Diciamo che la sua conoscenza di David, il fatto che gli piacessero i vini, quello che ha detto pubblico, diciamo, nella prima parte. C'era un'affinità elettiva. Io ho qualche laurea, insomma, e una, la mia principale, è di filosofia, di storia dell'arte successivamente, e anche teologia successivamente, però la nostra era un'affinità veramente di natura culturale. E lui aveva quindi degli ottimi gusti, diciamo, un pochettino, ma nel suo vestiario, secondo lei, o almeno nel suo vestiario, come a lui si... diciamo, era una persona accurata in questo, tipo portava sempre la cravatta, oppure... Era molto ricercato. A un certo periodo abbiamo avuto anche dei cappotti uguali che ci prendevano per fratelli o per amici, insomma. C'è stato anche di peggio, cosa non è vero. Nel lavoro professionale che ha avuto con lui, a parte magari in una stanza dove magari uno si toglie la giacca perché fa caldo, roba del genere, ma secondo lei è mai possibile per Davide Rossi, visto che ci ha parlato un po' di una conoscenza, come posso dire, anche un po' filosofica, voglio dire, tra due amici, immagino, posso dire. Sì, eravamo molto amici. Sì. Ecco. Lei pensa che Davide Rossi, quando andava al lavoro in maniera professionale, utilizzasse sempre la cravatta? No, lui anche quando era de contre te, come dicono i francesi, era sempre molto elegante. Secondo lei, perché quella sera Davide Rossi viene trovato senza cravatta? Se è stato mai chiesto una cosa del genere? Non lo so, insomma. Posso dire che non era sua abitudine. Sì, l'ho visto quando non aveva impegni, l'ho visto anche in forma... diciamo che al lavoro meno, però lei ufficiale. Questa sensazione io ho sempre visto molto elegante al lavoro, sì. Ho capito. E lei, in verità, una parte voglio farla in segreta, ma questa, diciamo, va benissimo in libera. Lei ha avuto modo di vedere le foto del volto di David Rossi dopo? Sì, ho visto. Ha notato delle ferite forse profonde sul naso, sul labbro, ce n'è una molto aperta, diciamo, sì. Anche alla base della narice, sulla fronte. Lei crede che tutto il sangue che potesse uscire da quelle ferite sta in quei 6 fazzolettini di cui abbiamo le foto, che hanno trovato nei cestini? Io se quei fazzolettini non fossero stati distrutti, probabilmente l'avremmo saputo. Io però questo non glielo so dire. Posso soltanto dire, perché l'ho letto, che le ferite che lui si sarebbe autoprodotto sul braccio sono vecchie, quindi non possono essere messe in contemporanea con quelle ferite che sono sul, ad esempio quella del labbro, che era più eclatante, però il fatto che hanno distrutto i fazzolettini, cioè, voglio dire, questo non... Ovviamente io mi permetto di spiegare, anche perché magari chi ci segue che non sa, se una persona viene colpita magari sul volto, la prima cosa che fa magari per asciugarsi è l'utilizzo della cravatta. Chissà se quel giorno Davide Rossi la portava e poi non è stata più trovata, diciamo. Amico mio, io che le devo dire, non lo so. Però lei dice comunque vestiva, diciamo, molto elegante. Io l'ho sempre visto molto elegante, molto attento all'abbigliamento, anche nella scelta dell'abbigliamento. Ovviamente cercherò di essere un attimino, sempre penso, gentile nel modo cui sono stato, nell'arrivare ovviamente un attimo ai servizi delle Iene, no? Mi permetterà ovviamente, perché qualche domanda... Per carità.
e diciamo che effettivamente si chiamano iene e non gattini, perché prevedibilmente... Sì, però devi sapere che io non avevo mai visto le trasmissioni. Ah, no, ah, non conoscevo, diciamo. No, no, non le conoscevo perché in Francia il canale quello loro, io non ce l'avevo, io ce l'avevo il primo e il secondo, perché l'abbonamento che faccio in Francia c'era il primo e il secondo. Io non avevo mai visto quelle trasmissioni, per cui non lo sapevo che fossero. Facevano, diciamo, e poi francamente anche quando sono venuto in Italia io non ho mai seguito le Iene. Non mi piaceva quella forma iniziale anche di presentazione. No, perché loro usano, no, un pochettino, forse uno stile giornalistico, voglio dire, che poi ha portato a tante verità, e io glielo dico anche perché tanti mafia abbiamo utilizzato molto i loro servizi. No, vabbè, dire... Effettivamente, cioè, diciamo che almeno lei adesso ci sta dicendo che però non conosceva la trasmissione. Noi, non la conoscevo, ecco, no, cioè, no, diciamo, non la conoscevo, loro lo facevano, non la seguivo, spesso. Non la seguivo e le posso dire che continuo a non seguirla. Cioè, voglio dire, non è che, cioè, non è, no, mi arrivano gli echi, per esempio, quando leggo i giornali, mi arrivano gli echi. Però sa, le Iene hanno fatto 19 servizi sulla morte di Davide Rossi, quindi magari almeno quelli, forse, cioè, voglio dire... Lei deve partire dal presupposto che a me questa cosa mi ha scocciato molto, e quindi non è che mi piace andare a... A rivedere questo. Io questo argomento, deve sapere, mi ha creato qualche problemino. Immagino, no? Però le cose che lei problemino. Dice... cioè, diciamo, quindi... quindi diciamo, non è che sono proprio molto contento, insomma. Di quello che è successo, ovviamente. Però, ovviamente, le cose un po' che dice... cioè, lei, diciamo, forse li voleva mettere su una giusta strada e dire guardate anche questa strada, benché lei sapesse poco di questo, però diceva è un po' una voce di popolo. Io ho riportato quello che sentivo, poi ecco. Sostanzialmente. Poi loro hanno fatto un lavoro, hanno trovato degli escort, hanno trovato altre pezze d'appoggio, ma questo è un lavoro che hanno fatto loro, non perché io gli abbia detto qualcosa. Io non gli ho detto. No, sì, molto. Certo, cioè, io però mi immagino che magari se dovessi essere anche nella parte un po' dei procuratori, eccetera, anche se uno ha sentito dire, però poi ci entro io in mezzo, diventa un po' difficile, no? Cioè, quindi forse il proseguo delle cose come sono state, forse era un po' un atto dovuto da questo punto di vista, perché... Una persona importante, comunque. Scusi, io sono libero di fare come mi pare, però no. Di non parlare so. Però un po' degli altri, no? Di non seguirlo più dopo, sono libero di farlo. No? Che cosa, mi perdoni? Di non seguire più le Iene dopo. No, ma non è quello, no? Io dicevo, nel senso, se lei fa delle dichiarazioni, perché ha fatto delle dichiarazioni tipo la droga scorre a fiumi in questa città. Ma me l'ha fatto la domanda lui. Cioè, nel senso, sì, vanno molto un po' sul generico, voglio dire, però dette da una persona, voglio dire, importante della città, possono essere considerate, diciamo, più importanti di uno che magari, diciamo... Ma guardi, non lo so io, bastava leggere un po' di giornali, ora non so lei da quanto tempo è a Siena. Da tanto tempo. Allora, se ha letto i giornali, lei ha visto che ci sono stati... Sì, certo. Ma va bene, quindi diciamo che da questo punto di vista era un discorso generale che lei, diciamo, un pochettino inquadrava... che però voleva consigliarlo a Iene per dire qua si dice questo, indagate su questo. Esattamente. Non io so di più e diciamo e voglio dire. Assolutamente no. E come faccio, guardi, questa pratica la adopro anche con altri giornalisti. Cioè, per esempio nella banca spesso ultimamente mi ha chiamato Bloomberg, mi ha chiamato Financial... no, quello inglese, cioè Financial Times, per sapere come andavano le cose. Io gli do, chiaro che poi a un certo punto il giornalista che mi dice questo lo scrivo, questo non lo scrivo, questo, però c'è un rapporto che di questa natura, ma è nella prassi normale, cioè voglio dire No, lei deve capire ho fatto che una trasmissione noi... per la televisione francese. No, lei deve capire che noi, almeno per me, quando riguarda, bisogna un attimo approfondire questo punto di vista, perché poi comunque ci sono state delle indagini, i processi in corso, poi ci sono state tante altre persone che dicevano di questo. Quindi mi perdoni, ma io queste domande giustamente... Ma lei le faccia, io però le rispondo per quello che so. Sì, infatti là diceva non tanto che era una voce di popolo, perché l'aveva saputo, diciamo, da qualche professionista a Roma, eccetera. Ha dato, certo. Diciamo, già un po' di spiegazione, ecco, non mi ho vorrei... Ho spiegato com'è andato, ecco. ho anche detto che successivamente ho capito, mi hanno detto cos'era questa cosa di Arezzo, l'ho detta, quindi voglio dire... Non è che... Lei ha riconosciuto, non so se lei magari, perché forse nelle trasmissioni più o meno è stato detto, però se non l'ha seguite, vediamo se nella stampa questo, lei diciamo ha riconosciuto poi qual era questa struttura che poi è stata definita a Monteriggioni?
No, ho perché, letto che ho letto il nome, che non ripeto qui, ma ho letto il nome dai giornali. Perfetto. Le chiedo, lei era mai stato in quella struttura? No, non sono mai stato. Qualcuno ha pensato che io facessi parte dei festini, ma non è mai successo. Io non mi riferivo tanto a questo, riferivo più che altro se lei è mai stato in quella struttura, no, lasciando stare i festini, diciamo, da questo punto no, di vista. No, ma deve sapere, per questo lo so, perché mi è stato detto che nelle foto c'era anche la mia foto. Tant'è vero che è stato esposto da qualche parte, però non sono stato riconosciuto. Perché questo non... state parlando di fonte pubblica, quello che dice lei? Che le è stato detto? O che, cioè, nel senso che qualcuno l'aveva letto? No, perché c'è stato anche questo problema con Muzzi, che ha fatto i nomi, di 8 nomi c'era anche il mio, no? Ah, questo va bene. No, nel senso, no, io ma mi... io non ho mai partecipato a questo. No, 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 io non stavo parlando di Fersini, parlavo soltanto della presenza. Non sono mai andato. Cioè, Muzzi avrebbe... Andiamo in segretato. Ah, ok.
Il microfono, no, volevo precisare perché io per i nomi sono un disastro. Prima ho detto sbagliando Muzzi, invece è De Luca. Ecco, correggo la questione. Insomma, Massimo De Luca. Io comunque non mi riferivo alla sua partecipazione ai festini. Chi l'ha detto, ha capito. Ah, ho capito. No, ma se qualcuno invece, diciamo, asserisse che lei lì invece ci ha fatto degli eventi di partito, diciamo che questo non direbbe il vero, diciamo. Cioè, in altre occasioni in quel locale non c'è mai stato lei. No, non ci sono mai stato. Mai stato. Era questo, ecco. Diciamo. No, no. Però è sempre allegria, insomma. No? Dipende dai periodi. E dipende dai periodi e dai partiti. E ora cercherò un attimino di essere forse un po' sempre libera, ovviamente, un po' più pungente. E lei mi sa dire qualcosa del mandate agreement e se secondo lei Rossi poteva saperne qualcosa? Lei sta facendo domande pubbliche. Sì, sì, cioè nel senso è uscito un pochettino su tutti i giornali, ecco, cioè dove è stato trovato, quando andato. Ma io a questa questione francamente non ci ho mai creduto molto, perché è strano che un direttore generale, un amministratore delegato che entra a gestire una banca non si renda conto che ha una voragine di quella natura. Cioè dovrebbe saperlo, poi credo, conoscendo un po' i meccanismi di passaggio delle consegne, di solito le consegne sono fatte sempre in maniera molto precisa, non ci ho mai creduto, però se le cose sono in quel modo. E lei che lavorava a Monte dei Paschi sapeva se esisteva una rete intranet dove si potevano trovare già informazioni su questo mandate agreement? Diciamo no. Prima... Non lo sapevo, no. Non lo sapeva. E... Di solito c'è il controllo di gestione. Ultimamente, noi dalle diciamo notizie, no? È stata una televisione calabrese, e io ho seguito poi in verità subito, diciamo in diretta, si parlava dell'avvocato Pittelli che faceva delle dichiarazioni su chi avrebbe potuto uccidere, sì in pubblico, queste sono notizie pubbliche. Chi avrebbe potuto uccidere, se si veniva a sapere chi aveva ucciso David, succedeva un casino. Lo correla nella stessa diciamo, intercettazione al fatto diciamo, un po' della problematica dell'acquisto dei diamanti, dell'investimento fatto in diamanti, dove Monte dei Paschi avrebbe perso dei soldini. Lei conosce l'avvocato Pittelli, sa dirci qualcosa in più su no, questo? Io non conosco l'avvocato Pittelli, assolutamente no. I diamanti credo che sia stato un problema non soltanto del Monte dei Paschi. Sì, infatti non solo del Monte dei Paschi, sì. Non, quindi diciamo che non, questa intervista, cioè questa intercettazione diciamo. L'ho letta, ma io Pittelli non lo conosco. Non lo conosco, ok. No. Cerco di regolarmi e non fare ovviamente domande che lei. No, io quasi diciamo non molto, ma anche queste sono notizie un attimino pubbliche, non so se poi, non lo so, forse è meglio farla un attimino in privata questo. Lei ha parlato, diciamo, di questa cavolata, alcune volte definito con questo termine cazzata, diciamo, in verità... molti, forse pure lei, la definisce un pochettino in quelle mail che ci sono state un po' di scambio con Viola, però queste mail, diciamo questo scambio avviene il 4 di marzo, su uno di quei bigliettini che poi vengono, poi vedremo ecco come vengono, diciamo come si trovano in quella stanza, poi magari si vedrà. E si parla però che nelle ultime settimane ho fatto una cavolata. Lei ha qualche idea, perché la lettera è del 4 marzo, sarebbe solo di due giorni prima, ha qualcun'altra idea di che cavolata avrebbe potuto fare il dottor Rossi? Diciamo? Io l'ho detto prima, se vuole lo ripeto. Sì, per favore, perché magari... Io credo che sia legato proprio alle mail che manda Viola. Secondo me lui chiede un aiuto a Viola.
anche perché sa che viola dei buoni rapporti con i magistrati, non ricevendo una risposta del genere, glissa con l'ultima, dicendo vabbè, mi sono tranquillizzato. Però sempre il 4 di marzo, sono due giorni prima. E perché nei bigliettini avrebbe scelto nelle ultime settimane? Non lo so. Quindi, io do questa lettura, poi non lo so. Ecco, cioè non ha un'altra lettura oltre a questa, diciamo. Vede, per esempio, Viola dice a un certo punto che nel suo PC sequestrato dalla finanza dovesse esserci qualcosa che lo preoccupava. Quindi qui si capisce che c'è un rapporto un po' più stretto fra lui e Viola, no? Sì. Io mi cioè, penso come se lui pensasse che Viola lo potesse aiutare anche come intermediario, cioè non so, una cosa del genere, con i magistrati, non lo so. Che potesse garantire per lui, non lo so, insomma. Okay. Lei non sa se Viola magari avesse avuto dei rapporti particolari con la Procura, con la Guardia di Finanza? Che intende per rapporti particolari? Non lo so, magari di informazione, sa, è una grande banca, magari sa, potevano provare a fare delle truffe, quindi a, esiste, credo diciamo... Credo che i rapporti fra un amministratore delegato e i magistrati ci siano, no? Ci sia, no? Ci... Cioè, abbastanza normale, ci sono sempre stati poi, ecco, insomma. Quindi diciamo è una cosa che lei definisce che ci sono sempre stati. Sì, credo, non so, però ora tante delle persone che sono state prese a sommare informazioni inizialmente, anche nelle domande diciamo che le venivano poste, era sempre di sapere un po' come stava dottor Rossi, benché nessuno di questi, mi pare, forse uno avesse studiato qualcosa di psicologia, ma lei invece ci dice che se avesse perso il lavoro, visto la liquidazione, visto la conoscenza, forse ne avrebbe potuto trovare anche altri di lavoro. Quindi, lui per il suo lavoro che faceva aveva rapporti praticamente con tutto il sistema giornalistico informativo, diciamo. Fra l'altro credo che gestisse anche gli sponsor nei confronti dei giornali, no? Era una delle sue funzioni. Le pare che uno che è stato addetto stampa al comune, è stato prima al comune di Siena, poi è stato in fondazione, poi è stato in banca, che ha una serie di rapporti, lei pensa che non sarebbe riuscito a trovare un altro impiego? Io penso di sì. Poi voglio dire, al di là del suo ruolo, di quello che ha svolto, guardi che David era bravo, cioè era uno che la sua professione la conosceva, la sapeva fare, e era anche, come dire, al di là del tempo, anticipava le questioni. Lei è stato sindaco di Siena, quindi poi si è pure candidato anche nelle ultime elezioni, eccetera, e quindi conosce, immagino, molto quello che succede a Siena, anche nella cronaca, no? E leggo poco i giornali senesi. Ah, un poco con la politica, cioè diciamo quella leggo locale. Poco i giornali senesi, io di solito vengo informato, più che nel senso che chi lavora con me mi manda gli articoli che... E qualcuno le ha mai informato di altri suicidi, di altre, diciamo, defenestrazioni, di altre messe... Defenestrazioni? Di persone che vengono, diciamo, minacciate appendendole tipo alla finestra. No, io conosco quella di Barbicone, basta. Tipo non sa niente, diciamo, no, quella che fu di qualcuno appeso a Lucca fuori dalla finestra, no? Di qualcuno appeso a Lucca, diciamo, nessun'altra, diciamo, altre minacce che sono state fatte. Ma senta, le cose che girano ce ne sono tante, poi bisogna verificarle se sono vere. Perché lei sa che c'è stato qualcuno defenestrato? Le domande le facciamo noi. No, perché sei curioso. No, perché le domande. Ok, io passerei un attimino in segretata, se qualcun altro vuole fare, diciamo, in libero. No, una velocissima in chiaro, perché già che avevamo detto di... Presidente, scusi, una velocissima in chiaro, che avevamo detto di Pittelli. L'avvocato Veccoli invece lo conosce? No, Veccoli però l'ho letto perché era un punto di riferimento di Davide, l'ho letto da queste cose qui, l'ho letto da queste ma lei non lo conosce, va bene? No, grazie. No. La passiamo in segretata?